Chico Spondrini al debutto di Io ballo a Napoli. Raccontaci questa esperienza teatrale che segue ad altre. Sì, diciamo che grazie ad amici siamo riusciti a fare anche tanti spettacoli teatrali e io, cioè, come tutti quelli che lavorano nel nostro gruppo, siamo molto felici di questa possibilità, perché è come se fossero un'estensione quasi obbligatoria del programma. Il programma insegna a fare certe cose, è naturale che ci siano anche questi sbocchi di confronto diretto col pubblico, così come il tour di amici, così come tante altre cose. Il CD dei ragazzi, il libro, se vuoi. No? Il programma è talmente, grazie al cielo, così arriva talmente bene alle persone che hanno bisogno di approfondire determinati aspetti, e lo possono fare tramite vari piccoli strumenti che, è chiaro, sono fatti con professionalità, ma che bene o male stanno all'interno di questo mondo. Come questo spettacolo è uno spettacolo teatrale fatto da grandi professionisti come Alessandra Celentano, come Patrick Rossi Castaldi, ognuno nel suo campo grandissimo professionista, che comunque, diciamo, prende da amici un tessuto, una storia, e la porta un pochino più avanti. Ad esempio, in Io ballo si porta più avanti il percorso dei ragazzi visto dai professionisti, perché ci sono i professionisti di danza che vivono le attività della scuola, è chiaro, da professionisti, che quindi hanno già realizzato i loro sogni. E quindi Io ballo è un po' questo, l'incontro tra i grandi professionisti e quelli più giovani, cioè quelli che sognano di diventare professionisti, all'interno di una sala danza. Capita davvero che ci sia questa sorta di sinergia fra i professionisti e i ragazzi, questa sorta di aiuto, sì, di conforto? Sì, assolutamente, perché è inevitabile, uno è riuscito a farcela ma sa benissimo cosa ci è voluto, e quindi i professionisti, certo, c'è l'interazione sia in positivo, cioè ti aiuto, ti sostengo, ti sorreggo, c'è anche delle volte il negativo, cioè oddio, mi stai sulle scatole, devo comunque lavorare con te, però te lo dico. Cioè, io penso che Amici abbia ormai esplorato tutte queste cose, cioè di verità nella situazione di lavoro dello spettacolo, e Io ballo è un po' questo. Ciao a tutti, Gossip News, speriamo di vederci presto, magari a fare un'altra cosa sempre più bella, e che voi possiate venire magari a teatro a vedere Io ballo. Ciao.